Questa sera gli inquirenti stanno contestando la credibilità dei test clinici. Sono furibonda. Non credevo che dei medici potessero tradire tante persone. Facevo parte del gruppo iniziale di test del farmaco Vibrexalin. E posso affermare senza dubbio che è stata la decisione peggiore presa in vita mia. Queste persone hanno diffuso intenzionalmente informazioni inesatte e sono state molto evasive nel riportare i fatti. Mi ha guardato. Ed è crollata. Aveva la bocca piena di sangue. Una cosa orribile. Un'indagine condotta dalla FDA non ha messo in luce prove della pubblicazione di dati falsi da parte della Pearson Pharmaceuticals. Questo è il terzo decesso attribuito al farmaco e molte altre denunce vengono sporte ogni giorno. Devono assumersi le loro responsabilità. Dovremmo partire e andare a Londra per un po'. Non sembrerei colpevole se lasciassi il paese? Cosa gli dirai se ti accuseranno? La verità? Ho già affrontato delle inchieste, Emily. Non ho intenzione di scappare. Non sto parlando di scappare, Arthur. Parlo di schiarirsi le idee, lasciando insieme la città come avevamo detto. Jack. Sì? Perché non gli dà un po' di privacy? Sono novità? Non parli con me. Dica al dottor Schumann di tornare subito in laboratorio e risolvere la faccenda, immediatamente. Datevi da fare o troverò qualcun altro. Muovetevi. Subito. Senti, devo tornare intorno in ufficio. Non riescono a fare niente se non sto lì a tenergli la mano. Tu non tieni mai conto di quello che ti dico. Questo è il tuo difetto più grande. No, andiamo. Sai, forse lascio la città senza di te, Arthur. Per favore, Grant ti porta a casa stasera. Ma certo. Emily, andiamo, basta fare la bambina. Cresci. Vaffanculo. Lasciala. Emily. Ci ripenserà. L'esposizione mediatica è molto limitata. Ah, sì? Non esiste un'esposizione limitata. Deporremo domani e dovrai occupartene tu. Chiama Jake. Cobol, degli affari legali. Voglio subito una strategia. In questo momento le consigliamo di non rispondere ad alcuna domanda. Prendo debita nota. Emily? Emily! Dove diavolo è finita? Emily! Vado a prenderle la cena. Cosa? Ordino il solito. Tra 12 ore è morta. Richiesta? Errore. Non andare assolutamente in giro per casa, non toccare niente. Fa salire la sorveglianza. Immediatamente. Sì, signore. Non vi siete sentiti dopo aver lasciato il parco? Credevo fosse solo un'altra richiesta di attenzione, nient'altro. Sì, è possibile. Jane è la nostra migliore consulente, agenzia investigativa privata.
Devo consigliarle, signore, di coinvolgere l'FBI. Ho assunto lei per non doverlo fare. In questo momento la sua fidanzata è sola e spaventata e prega che qualcuno le salvi la vita. Tra 11 ore Emily potrebbe essere a casa o morta. Se vuole che vada bene, si fidi di me. Le è tutto chiaro? Allora, quali sono i prossimi passi? Lavoreremo sul suo telefono per tracciare il mittente. Quando la ricontatteranno e sapremo cosa vogliono, Jane ci aiuterà a identificarli. Lei dovrà collaborare. Darci tutte le password. Tutto dovrà essere trasparente. Ditemi, potrebbero, non so, farle del male, ferirla? Certo. Lei non è una che indora le pillole. Perché cazzo dovrei farlo? So cosa hai fatto. Che cosa vogliono? 2,5 milioni di dollari non segnati. Octavia Gallery alle 13 oppure la fanno a pezzi. La tua squadra può essere pronta. Il tempo è poco, è ora di pranzo. Ci sono parecchie uscite. C'è da aspettarsi molto traffico pedonale. I cecchini copriranno l'esterno. Cecchini? Non ci servono cecchini, ho i contanti. Risolviamola in modo civile e tranquillo. Stai alle costole? Sì, lo tengo d'occhio. Non si giri. Non faccia capire che può sentirmi. Aspetti che le si avvicinino, signor Denning. Sorveglialo. È fuori dalla mia visuale, Jane. Tranquillo. So che è difficile, ma deve rimanere freddo come il ghiaccio. Si avvicina alla sua destra. Le ricorda qualcuno che conosce? Sì. Come la maggior parte delle donne è costosa. Parliamo di un accordo? Lasci la borsa. Lasci subito la borsa. Cerchiamo un posto tranquillo. Va bene. Non deve seguirlo. Signor Denning deve fidarsi di me. Mi sente? Che cosa guarda? Perché si ferma Jane? No, non lo so. Non segue il copione? Già. Signor Denning, si fermi. Mette in pericolo la sua vita. Potrebbe far parte dei loro piani. Lasci i soldi, glieli dia e poi... Solo una cosa. Hai visto che succede quando fai lo stronzo con me? Dov'è Emily? Chi? Dov'è? Non capisco che dice. Gli hai fatto del male? Dov'è Emily? Jane, che cazzo è successo? Lo ha aggredito. Portalo via di qui. Portalo subito via. Sì. Oh, andiamo a non fare lo squallido. Hai vinto una causa per una proprietà per cui il marito della vedova non aveva fatto testamento. Devi festeggiare. Chiama tua moglie. Anzi, dille di portare un'amica. Magari una con grosse tette che abbia degli argomenti. Va bene, sai che faccio? Porto fuori io tua moglie. Da quando è che ti interessano le donne? Benkel, stai scherzando? Divertente. 11 netti. Congratulazioni. Telefonate? Ti perdonalo, lui è così che mostra la sua gioia. Vero.
Un paio sulla causa edilizia di Lake Avenue, quel cinese della Shaifen Associates e tua moglie. Grazie. Puoi chiedere agli assistenti perché i fascicoli di Flynn contro Benson non sono ancora comparsi? Sì. Da un anno sei come una macchina da guerra. So che tu e Charlotte avete passato mesi devastanti, ma fatturare 100 ore a settimana non ti aiuterà a superarlo. Né a diventare socio. E non farà felice tua moglie. Devi uscire da questo ufficio. Ma come sei divertente, capito? Questa la prendo io, grazie mille. Volevi spaventarmi? Beh, mi sembravi molto concentrata. Hai buone notizie? Un'altra vittoria. E così speravo che potessimo festeggiare. Non posso, ho accettato un altro turno. Beh, allora ci vedremo tra 36 ore. Siamo a corto di personale. No, capisco. C'è un pasticcio di pollo nel forno, se hai fame. Odio svegliarmi senza di te, Charlie. Vorresti un appuntamento? Sì. Quando? Quando ho finito. Andata. Sei carino. Grazie. Emily Hines, richiesta di amicizia. Non hai accettato, vero? Ha avuto i suoi problemi, ma non è che non posso... Problemi? Certo, le hai spezzato il cuore, voleva suicidarsi, non è normale. Ricordo pesanti tentativi di manipolazione. Mi stupisce che uno della tua età sappia usare i social media. Ah, davvero? Sì. È strano. E hai accettato l'amicizia, vero? E se lo avessi fatto? Tua moglie è il massimo. Sì. È molto più bella di te, molto più intelligente di te. Tu, sinceramente, non la meriti. Sì, beh... Non rovinare l'unica cosa buona della tua vita. Non per rovino proprio niente. Charlotte e io stiamo bene. Chiaro, io amo mia moglie. Sì, abbiamo avuto un anno difficile, ma vuoi saperlo? Non manderò tutto a puttane per una stupida richiesta di amicizia. Continua a parlare con la tua ex. Continua a parlarle. Penso che sia una buona idea. Passerai il tuo quarto anniversario ubriaco mangiando burritos accanto al lavandino. Adoro i burritos. Sì, piacciono anche a me. Sì. Fai sul serio? Non sei un po' paranoico? Hai 3 minuti e 32 secondi di ritardo, mio caro. Ah, sì? Sei proprio fissato. Eh? La causa sulla proprietà ha reso bene? Sì. Allora i dati che ho messo nel file della signora Tekif hanno funzionato. La Tekif avrebbe perso tutto se non l'avessimo aiutata.
Sto già lavorando su questo nuovo file, Flynn contro Benson. Lo sai, pensavo che potresti anche vincere un caso senza imbrogliare. Non è imbrogliare. Se a vincere è il buono. Quindi tu sei quello buono. Emily! Ciao! Come stai? Io sto benissimo, e tu? Sono contento di vederti. Anche io. Accidenti. Quanto è passato? 10 anni? Beh, più o meno, sono sì. 10 anni. Incredibile, vero? Sì. No, tu non fai l'avvocato. È così difficile crederlo? Sì, sì, è molto difficile per me. L'indiscusso campione di birra pong è riuscito davvero a fare grandi cose. Niente è sinonimo di insuccesso quanto un debito scolastico non recuperato. No, per favore, Ben. Sapevi cosa volevi e ti sei dato da fare. Credo che sia fantastico. Sì. L'ambizione è una delle cose più sexy che hai sempre avuto. Ma davvero? Sì. E a te com'è andata? Mi è andata bene. Sì. Sì? Sembra che tu abbia avuto un periodo magnifico, a giudicare dalle tue foto mezza nuda che ho visto online. Insomma, mi hai fatto cyberstalking, confessa, Ben. Non ti ho fatto cyberstalking, ero solo... Cioè... Ero un po' intrigato. Oh, intrigato. Ero curioso, nient'altro. Ma certo. Allora, com'è essere sposato? Complicato. Sì, lo voglio, non ha bisogno di molte spiegazioni. Beh, quella è la parte facile. E poi c'è... Diventa complicato. Ah. Beh, io... frequento un uomo completamente inadatto a me. Lui vuole fare sul serio e io invece no. E sono venuta questa sera per vederti. Mm-hmm. Ma tu porti la fede nuziale. Già. E sei... sei felice? Vero? Perché me lo chiedi? Devo scappare. No, no, aspetta. No, io davvero, ti prego, è una pessima idea. Non voglio andare oltre, non voglio dire qualcosa di cui mi pentirò. Non so cosa credevo sarebbe successo stasera. Io mi sento davvero stupida, però... Non succederà niente, staremo seduti qui a parlare e basta. Non credo proprio, Ben. Emily! Che ti succede? Un vero disastro. Io sto col mio capo, praticamente il capo di tutti, l'amministratore delegato della Pearson. Stai con Arthur Denning? Già. Porca vacca. Ero la responsabile vendite, non sono una che va coi ricchi, ma Arthur sa essere affascinante quando vuole. Vabbè, se non ne sei innamorata, perché non lo lasci? Lui non me lo permette. Come sarebbe non te lo permette? Sarebbe che non me lo permette. Ha iniziato con le minacce, insinuando che avrei perso il lavoro. E poi... Cos'è? Ti picchia? Ho preso il suo laptop e ho trovato dati su test clinici andati male l'estate scorsa. Col Viprexalin? 268 persone morte. Sai cosa preoccupava Arthur? Che le morti lo avrebbero danneggiato economicamente. Lo ha scritto anche nelle mail? Cerca di ricordare se ha parlato delle morti dovute al Viprexalin nelle sue mail. Beh, non ne sono certa, potrebbe anche darsi. Dove sono questi dati? Ce li hai ancora? Arthur saprebbe che provengono da me. Beh, potremmo far sembrare che provengano da qualcun altro. Oh, certo, come? Potrei aiutarti a farlo. Capisci? Vuoi il mio aiuto o no? Ti dispiace prendermi la chiave? Grazie.
Ciao, mi sembrava di averti sentito. Non riesco a ricordarmi se ti avevo rubato un pino nero o grigio. Non fa niente, mi sto disintossicando. Ah. Ciao. Ciao, ragazzo alto. No, sono qui solo... Siamo amici, è chiaro? Sono qui per affari. Già. Ok. Divertiti, Hannah. Grazie. Hannah? Sì. Molte notti le passo in un appartamento che Arthur mi ha comprato, ma qui posso fuggire da tutto. Qui posso essere una ragazza normale, Hannah Harlow, che legge riviste spazzatura, guarda i reality in TV e esce in tuta. Il tuo fidanzato sa che è tuo? Vengo quando lui è fuori città. No, non posso restare. È solo un drink. Allora, vediamo. Depositi presso terzi, bonifici. Guarda qua. Centinaia di milioni di dollari nascosti in conti offshore, il cui accesso è possibile solo con l'identificazione delle impronte digitali. Denning ha ratificato tutto questo personalmente. Ha cambiato i risultati dei test di laboratorio perché sapeva che non li avrebbero approvati. Qui ci sono le fondamenta per una gigantesca causa civile, ma non posso... Non posso usarle. Perché no? Hai detto che possiamo far sembrare che provengano da qualcun altro. Ciò che succede dopo è un nostro segreto. Se Denning scopre questa fuga di notizie, sarai esposta. Esponi quello che vuoi. Non ho detto che potevi toccare. Mio Dio. Vieni qui. Che cosa aspetti? Che c'è? Non vuoi scoparmi? Che cazzo? Non posso. Non posso farlo. Non posso farlo. Ben, prendi la scala antincendio, così non incontri nessuno, soprattutto la mia vicina. Oppure puoi finire quello che hai cominciato. Non posso.
Ti sei divertito? Puzzi di vodka. Doug ha aperto in ufficio una delle sue bottiglie. Abbiamo lavorato fino a tardi. Mangiato Thai. Sì? Sì. Cosa hai mangiato? Noodles piccanti. Non erano un granché. Comunque, vado a farmi una doccia. Sono stanco. Non vorrai scherzare, vero? Non dovevamo vederci stasera. Non sarei stata divertente in ogni caso. Ho fatto il doppio turno, sono uno zombie. No, fammi recuperare questo weekend. Considerati libera. No, per la miseria, ci serve una serata. Noi due. Dobbiamo tornare alla normalità, capisci? Raggiungo di sopra. Grazie. Ci dia un minuto. Le informazioni contro Arthur Denning che mi ha dato sono esatte, perché se si sbaglia revisionerà documenti per il resto della carriera. Studio di Abrams, 5 minuti. Lo ragguagli su quello che ha, sia breve. Non faccia casino. Un socio anziano ti ha minacciato. Stai facendo carriera. Aspetta, informazioni contro Arthur Denning. Dico, quell'Arthur Denning. Non si fanno stronzate con uno come lui. Lui e il signor Abrams sono in guerra, quindi vacci piano. Dopo ti dico. Spero tu sappia cosa fai. Avvocato Abrams. Avvocato Cale, entri pure. Però... Si accomodi. Dunque, Hill mi ha detto che lei ha qualcosa. Sì, sulla Pearson Pharmaceuticals. Non dirà sul serio, eh. Abbiamo una lunga storia con quelli, sa, per cui è come pisciare contro vento. Capisce? Io... Lei si è scontrato con Arthur Denning in passato ed è stata una delle poche cause che questo studio abbia mai perso. Ora, io ho studiato ogni parola di ogni istanza presentata e... Beh, con tutto il rispetto, non credo che abbia giocato bene le sue carte quella volta. Oh, davvero? La squadra di Denning ha falsificato i rapporti degli esperti, ottenendo così l'approvazione dell'FDA. Hanno intenzionalmente cambiato le osservazioni e le conclusioni su quei test clinici. Guardi qui. Sono fatti sono che stati... conosco. Li conosco perfettamente. Andiamo. Gravi problemi per la salute. 268... Ma non mi sta dicendo come vincerà questa volta. È ciò che voglio sentire. Ho avuto dei... promemoria riservati ad uso interno a supporto di tutto quello che c'è dentro quel fascicolo. Beh, questo è già qualcosa. Sì. Continui a parlare, avanti. La Pearson è una multinazionale con un esercito di avvocati, ma con questa procediamo contro Denning personalmente per frode. Bravo, ci ha pensato bene. Vuole procedere contro Denning per frode in danno del pubblico. Un uomo che vale 8 miliardi e mezzo di dollari. E vuole accusare quest'uomo di alterare i test farmacologici. In tribunale, sì. Una causa è pubblica, avvocato Cale. Lei ha figli? No. Che università ha frequentato? Prima la Vanderbilt e poi laurea alla Tennessee. È buona. Lei quanto vale? Io quanto valgo? Sì, la sua vita. Quanto vale la sua vita? Perché non mi butta giù la somma in dollari qui?
Ne ha un'idea? Beh, non è molto, ma... Vede la penna? È una delle più prestigiose. Quella penna costa $68,000. $68,000? Non lo sapeva, vero? E come so quanto vale lei se non me lo dice? Valgo questo caso. Sa perché vale $68,000? Perché ha una reputazione e ha un marchio prestigioso e ha un'identità. Prendiamo un caso come questo o una controversia a questo livello. Voglio avvocati che uccidano. Gli avvocati con una reputazione entrano in un'aula di tribunale e intimoriscono. Non riesco a inquadrarla in questo modo, avvocato Cale. Avvocato Abrams, io combatto per vincere. Certi suoi altri soci anziani, come Hill, sono un po' morbidi, lavorano entro i limiti. A lei serve una persona che non tema di fare la cosa sbagliata per le giuste ragioni. Cioè lei. Prenda tutto, lo porti a Hill, gli faccia dare un'occhiata e ritengo che potrà guidare i suoi assistenti. Capo dei suoi assistenti. Sì, signore. Lo sa? No. No, sono solo cazzate paralegali senza futuro. Ho fatto anche troppe fotocopie. Io voglio Denning. Voglio essere io ad accusarlo e voglio essere pagato per aver procurato il caso. Si sieda. Deve capire questo. O ottiene una sentenza a 9 cifre, o si cerchi un altro lavoro. Ci sto. Ci sto. Avvocato Cale. Si goda la penna. Mi lascia tenere la penna? Se ne vada prima che cambi idea. Voglio sapere tutto sulla squadra di avvocati di Denning. Scaviamo, scopriamo tutto il possibile su di loro. Quanto indietro? 3 anni? 5 magari? Un decennio, meglio. Cazzo. Sarà fatto. Perché usiamo tanta carta? Dobbiamo proprio stampare tutti i documenti. Le copie elettroniche si manomettono. Finché i tribunali non si accorgeranno di questa assurdità, lo studio usa la carta. Depositeremo le prove contro Denning fra 2 giorni. Abbiamo 3 settimane di ricerche da spulciare. A lei serve una strategia. Se posso darle un suggerimento... Non serve, grazie. Può chiedere a Hattie di portare dei menù per la cena, per favore? Sta per uscire, dico bene? Vado a cercargliela. Bene, cominciamo a catalogare. Questi sono i resoconti bancari ottenuti con mandato. Fa un controllo incrociato dei suoi conti offshore con le dichiarazioni dei redditi, per favore. Hai un minuto? Sì, sono tutto orecchi. In privato. Che c'è, Doug? Stavo facendo dei controlli su questa scoperta di Denning. Guarda il nome che ho trovato. Emily Hines. Ah. Già. Solo 2 giorni e un account su LexisNexis per scoprirlo. Sì, beh, Arthur Denning ha un sacco di gente che lavora per lui. Già. La tua ambigua ex ragazza sbuca fuori dal nulla nello stesso momento in cui trovi prove sul suo fidanzato miliardario. È quello che penso. Cosa mi vuoi chiedere? Hai avuto queste prove da Emily? Non ha niente a che fare con questo. Allora dove le hai prese? Perché? Credo che te le abbia date per un'altra ragione. No. No, Doug. Frutto dell'albero avvelenato, me lo hai insegnato tu. Abbiamo l'obbligo di rivelare la fonte delle prove, è un ordine. In un caso così importante, tutte le prove devono essere ottenute legalmente. Se ho trovato questa pista, lo faranno anche altri. Devi sistemare questa merda, per cui dammi retta. Ascoltami, la causa poggia su questo. Abbiamo materia per procedere e vinceremo. Beh, stai giocando col fuoco. Non so che volete fare, ma devi smetterla, devi portarla fuori. Ho capito, Doug. È tutto, grazie.
Buonasera. Abita qui? No. Perché? La conosci? No. Mi ha mentito due volte. Dia un'altra occhiata. Lei è un poliziotto? Conosce la donna della foto o l'uomo che frequenta? Chi cazzo è lei? Non l'ha mai vista prima d'ora? No. Ma ho visto lei strisciare qui attorno di notte e se succede ancora chiamerò i veri poliziotti. Buonanotte. Ecco qua. Una bottiglia di Gaia. Eh già, $350 a bottiglia. Ma di un po', ti ha fatto male quando ti hanno sparato al petto? Oh, santo cielo. Senti, non cucinare stasera, capito? Andiamo fuori e festeggiamo per bene, tu e io. Devo cambiarmi? No, resta pure così. Spostati. Soda, per favore, grazie. Salve. La conosco? Non faccia una domanda di cui sa già la risposta. Come vuole. Buona serata. Si è fatto un nemico che non doveva. Davvero? Perché non dice a Denning che queste sono stronzate da ora del dilettante? Cosa vuole? Che lei abbandoni la causa. Non abbandonerò la causa. Lei dovrà rinunciare e dovrà dimettersi dallo studio. E se non accettassi? Sua moglie non avrà mai più una faccia così felice. Si diverta. Scusa, ci è voluto tanto. Non fa niente, ho fatto amicizia. Sì? Benjamin Kay, che bello, quanto è passato? Tipo 10 anni, credo. Ciao. Ciao. Oh, stavo facendo 2 chiacchiere con tua moglie. Sì, mi ha detto di avermi riconosciuta dalla foto del suo profilo. Non è pazzesco? Sì, è pazzesco. Emily dice che vi siete conosciuti al primo anno alla Tennessee. Sì. Uscivamo insieme. Beh. Ma credo che si sia dimenticato di me da allora. E così sei qui da sola? No, serata fra amiche, sai, beviamo, balliamo. E a proposito, meglio che vada a cercarle. Certo, mi ha fatto piacere rivederti. È stato bello conoscerti. Anche per me. Ma... ah, hai un ottimo profumo. Oh, ti ringrazio. Ben. Ciao. Non ignorare mai più le mie telefonate o le dirò cosa abbiamo fatto. È stato bello rivederti. A presto.
Non sapevo che fosse il tuo tipo. Non è il mio tipo. Charlotte, sei tu il mio tipo. Si mette un sacco di profumo. Vuoi invitare una ragazza a ballare? Dai, smettila. Niente. Cos'hai? Perché non mi hai mai parlato di Emily? Quando mi hai parlato delle tue ex, non è mai saltata fuori. Non parliamo mai di niente. In realtà, soprattutto da quando... Il bambino. Già. La sera che ho perso il bambino ero seduta proprio qui, ricordi? Era gomitolata come una palla. Il dolore era davvero insopportabile. Sei venuto, ti sei inginocchiato, mi hai guardato e hai detto... che dovevamo essere coraggiosi. E che da quel momento c'eravamo solo noi. Non lo dimenticherò mai. Mi hai promesso che sarebbe passata e che c'eravamo solo noi. Ma sì, ma non abbiamo mai parlato del bambino dopo quella volta. Lo so, Ben. Non serviva fino a ora. Più forte. Che cazzo? Sta diventando un po' assurdo. Avevi detto che la violenza ti eccita. Devo picchiarmi da sola o continui a farlo tu? Ecco. Il tuo annuncio diceva che ti piace brutale. Così mi sembra troppo. Posso mandarle a me stesso? No. Queste sono per me. Per ricordarmi di te. Stammi lontano. Avevi detto che era appena l'inizio. Devi andartene. Subito. Prima che chiami la polizia e mostri come mi hai picchiato. Sei fuori di testa.
Signore, sono il dottor Kroger. Posso capire che cosa stia passando. È una cosa difficile da affrontare, ma posso dirle questo. Non sopravvivrà neanche un altro giorno se non si ricovera. Non importa se in questo ospedale o in un altro. Ha bisogno di cure mediche. È chiaro? Vuoi passare la notte qui, fratello? Sì, fratello. Hai l'età per lavorare? E tu ce l'hai per farti i fatti tuoi? Ciao, Anthony. Oh! Mi dai una di quelle cream soda per cui sei famoso? Non si alzi, sì, stia comodo. Sono un cliente abituale. Come va? Va tutto bene. A lei? Cos'è questa? Oh, oh, oh. Sono contento che la stia usando. Con molta cautela. Già. Allora, come andiamo? Ecco, lo studio ha un caso solido, non c'è dubbio. Solido? Ma? Ma... gli avvocati di Denning hanno aspettato ieri sera per presentare una mozione per escludere quei documenti interni. Ha trovato come aggirarli, no? No, non ancora, ma non dormirò finché non ci riuscirò. Qui non si tratta di sforzarsi, comunque. Parliamo di Denning. Lei ha stuzzicato la belva. Adesso lui è irrequieto e pronto ad attaccare. E lei cosa farebbe? Non lo so. Probabilmente ce l'avrei con lei. Vede, lei è un uomo che ha sofferto molto, ha vissuto un'immensa tragedia. Impensabile. Ma è riuscito a tirarsene fuori. Molti non ce l'avrebbero fatta. Lei sì. Sapevo questo. Lo sapevo prima che entrasse nel mio studio. Altrimenti non l'avrei fatta neanche entrare. Aspetti un attimo. Quindi che Hill mi abbia fatto incontrare con lei era una specie di trappola? Trappola? Per favore, lei è un difensore d'ufficio, oppure lo è stato. Certo. La cosa più difficile per un difensore d'ufficio, uomo o donna che sia, è cambiare minimamente le cose. Lei lo ha fatto ogni volta e per questo... Che non so se nessuno ha l'altezza, essere sincero. Non è così. E le ricordo che il peccato peggiore è consigliare, ma io lo farò comunque. Figliolo, mi ascolti. Deve liberarsi di questa distrazione che ha adesso, di quello che la disturba. Non me lo dica, se ne liberi, mi ha capito? Dovremo attaccare questo figlio di puttana, rimuovere i suoi artigli, prendere quella cazzo di testa e portargliela via. La metteremo sul muro. Un trofeo. Ok. Bravo, ora sì che si ragiona. Mi chiami quando vuole. Anthony, hai scordato la cream soda un'altra volta? Visto, te ne eri dimenticato. Si liberi di qualunque cosa la distrae e starà bene. È stato un piacere. Sono segnati, Ottavia Gallery alle 13 o la facciamo a pezzi.
Aspetta. Scusa, ero venuta a salutare Hannah e ho portato sì, il vino. Sì, non c'è adesso, dovrebbe però tornare più tardi. D'accordo, bene. Io ho lasciato il mio cellulare qui l'altra sera. Bene. Sì, io ho una piccola confessione da farti. Sono sposato e lei ha un fidanzato che non sono io. Per cui... Ah? Per cui non ti ho mai visto e non abbiamo mai parlato? Chiaro? Te ne sarei molto grato. D'accordo, ci vediamo. Cazzo. Ehi! Sei tu? Che hai? Ti devo parlare. Che succede? Ho fatto un vero casino. Io mi sono infilato in una situazione in cui non avrei dovuto. Te la sei scopata? Com'è morta? Non lo so, pillole credo. Sembra che abbia battuto la testa. Ma proprio adesso che avevamo iniziato a uscirne, tu rovini tutto facendoti coinvolgere da una tua ex per una causa del cazzo. L'ho fatto soltanto per noi. Ma smettila! È un insulto! È un insulto per me e per il mio matrimonio! C'erano altri modi per procurarti un caso! E tu lo sai, quando vado a fare il doppio turno, quello riguarda noi! Questo riguarda solo te! Cosa credi, amore? Credi che se diventassi socio, vincessi una causa importante, proverei qualcosa di diverso per te? Perché io ti amo, ricco o povero che tu sia. Ti amo tanto anch'io. Ti amo anch'io e non sai quanto mi dispiace. C'era un SMS. Parlava di un incontro in una galleria d'arte alle... Magari potrei andarci e vedere se riesco a capirci qualcosa. È l'unico indizio che ho. E se non ti porta da nessuna parte? Tra pochi giorni troveranno il corpo di Emily. La polizia indagherà e io dovrò ammettere tutto. E che facciamo fino ad allora? Ci comportiamo normalmente. D'accordo? Andiamo tutti e due al lavoro. Finché non mi invento qualcosa, possiamo solo lasciarla lì. Vuoi un po' di caffè? Sì, mi andrebbe. Le ricorda qualcuno che conosce? Sì. Come la maggior parte delle donne è costosa. Questa nostra... Mi ricorda mio figlio in Thank you.
Solo un momento, dovrei... Cosa cazzo ha combinato là dentro? Beh, il signore mi si è avvicinato, ha parlato come se fosse il rapitore e io sono entrato in azione. Il rapitore era un mercante d'arte? Sì, adesso lo so, ne sono consapevole. Ma sa, gli farò avere cure mediche e anche un compenso per questo contrattempo. Mi sta prendendo per il culo, compenso! Jane! Emily può morire per colpa Jane, sua! Jane, smettila! Beh... I rapitori non c'erano e se c'erano non avevano intenzione di avvicinarmi. Il tempo è prezioso, non credo che quegli uomini lo sprecherebbero. E poi avrebbe potuto essere un'espediente, un trucco, non so. Come sempre in faccende simili prendo io le decisioni. Benché le mie azioni possano sembrare impulsive o stupide, ho fatto quello che reputavo giusto. Così questa è la situazione in cui adesso ci troviamo. Rivoglio la mia Emily e la rivoglio subito. Quindi che facciamo in proposito, Joe? Puoi illuminarmi? No, Gifford, non posso dirti perché. Devi hackerare il profilo di Emily Hines e cancellare tutte le comunicazioni tra noi, ti è chiaro? Sì, no, capisco bene, ma non è possibile. Come non è possibile? Sei entrato nel sistema della Visa. Sì, io posso hackerare chiunque, ma le chiacchierate con lei sono online, quindi le tue chattate si sono divise in 10.000 minuscoli pezzi e byte. Non posso cancellare tutto. Tu cancella i tuoi messaggi, io creo un profilo fantasma di Emily. Si può sapere cosa fai? Ti aspettano tutti. Signor Danny, che succede? Dove sono le truppe? Mi aspettavo un intero esercito. Le sue aspettative sono state spesso la sua rovina, Charles. Beh, preferisco avere false aspettative piuttosto che vendere falsi farmaci. Ma ancora una volta questo vale per me. Si è messo agli atti che abbiamo intentato una causa civile per conto degli attori elencati contro Arthur Denning della Pearson Pharmaceuticals. Iniziamo confermando agli atti la sua identità. Il suo nome è dunque Arthur Denning? Preferisce che le ripeta la domanda? Io preferirei parlare in via ufficiosa. E sia. Sono venuti alla luce nuovi eventi che cambiano la natura di questa imputazione. Per esempio? Potrei anche approfondire, ma preferirei che lo facesse l'avvocato Cale. È curioso, vero? Che fosse attratta da entrambi. Ma di che diavolo sta parlando? Che storia è questa? So che lei è in possesso di file illegalmente rubati dal mio computer. È stato tutto ottenuto legalmente e sottoposto a lei in via preliminare. Davvero? Tutto quanto?
Tutto quanto. E la donna che le ha dato queste prove? Dov'è adesso? Non ho idea di cosa stia parlando. Sa di essere all'angolo, Arthur. Risponda alle domande, in via ufficiale. Non sono riuscito a trovarla, e lei? No? Charles, sono pronto a sottoscrivere immediatamente un accordo sulla causa collettiva. Signor Denning, lei... Lei ammette il reato. 300 milioni di dollari agli attori, un terzo per le parcelle del suo studio. Entro 24 ore i 400 milioni saranno sul suo conto. Bene, entrambe le parti devono sottoscrivere l'accordo e trovare un giudice che firmi la transazione. In questa città credo che troverà un giudice in grado di farlo. Non capisco la sua decisione. Perché noi abbiamo qualcosa che lui vuole. Già, in cambio della transazione, noi firmiamo un accordo di riservatezza e restituiamo le prove al signor Denning, compresi i file che sono stati ipoteticamente prelevati dal suo computer. Nessun rischio di azione penale. Abbiamo finito. Signori, si è appena ricomprato le prove. Sì, lo ha fatto. E l'ha fatto legalmente. Almeno ora è ricco. Si è contenti. Congratulazioni. A parte il tentativo di suicidio di qualche anno fa, Emily sembrava relativamente stabile? Sì, direi di sì, sembrava a posto. Facevate sesso regolarmente? Che importanza ha? Beh, non l'abbiamo ancora trovata, quindi tutto è importante. Prendeva un bel cocktail di farmaci. Ossicodone, Ritalin, Vicodin, ADS, antidepressivi e molte altre cose che non ho mai visto in precedenza. Dove vuole arrivare? O ha contratto spontaneamente qualche forma di disturbo mentale. Oppure qualcosa nella sua vita, o forse qualcuno la spaventava. Ho capito dove vuole arrivare. Possiedo l'azienda farmaceutica, ma non gliele ho prescritte io, chiaro? Quindi perché non va in giro a cercarla? Sa, devo essere sincera. Sembra che a lei non importi se la troviamo o no. Dopo 48 ore, le possibilità di trovarla viva sono sempre minori. Emily può essere difficile, ma la amo. Anzi, che lei sia difficile è la cosa che amo di più. Strano, vero? Sono Charlotte. Lasciate un messaggio dopo il beep. Ciao, amore. Sono io. Richiamami. Thank you.
Non sei stato tu, vero? No, non sono stato io. Dovevo chiedertelo, scusami. Per favore, Doug. Cristo santo. Ti avevo detto di non farti coinvolgere da lei. Sapevi che Emily era pazza. Lo so, ti ho detto lo che so. Era fuori di testa. Avrei dovuto darti retta. Va bene, ho sbagliato. Se ti beccano con questa, prima ti sparano e poi ti fanno delle domande. Scendi e portatela via. Grazie. Sei un vero amico. Lo so, lo so. Amico. Lo so. Un amico coglione, ecco che cosa sono. Ho appena passato 3 ore con i detective. Non so cos'altro potrei ancora dire. Abbiamo solo qualche altra domanda. Suo marito non aveva mai nominato Emily Hines in precedenza. Scusate, chi siete esattamente? Io e il suo avvocato. Joe Wilson e lei è Jane Clemente, investigatori privati. Non siete poliziotti? No, liberi professionisti assunti da Arthur Denning. Non ha niente da dirvi. E non potete stare qui, per cui vi consiglio di andarvene. Si rende conto che la persona trovata morta in questa casa era una donna con cui suo marito aveva una relazione? Il signor Denning è disposto a offrire un aiuto per le spese legali se lei ci aiuterà a trovare suo marito. C'è una caccia all'uomo e lui è un fuggitivo latitante. State lontani da lei. Abbiamo parlato con la vicina di Emily. Come si chiamava? Amy Campbell. Sembra che Amy Campbell abbia visto Ben nell'off di Emily in varie occasioni. Signora Cale, forse crede di avere il quadro completo, ma non è così. Sentite, posso presentare un'istanza, se volete, o posso dirvelo direttamente. Andate a fare in culo. Se cambia idea, ci chiamerà. Volteggiano sulla mia casa, ho paura. Stasera posso stare da te? Sì. Sì.
Sì, la mia vicina, Hannah. O come si chiamasse, non hanno ancora capito che le è successo. Sì, non lo so, sono terrorizzata, non voglio stare qui stasera. Ah! Mio Dio! Aiutatemi! Aiuto! Aiuto! Cosa stia succedendo? L'intera città è a caccia di quell'uomo. Dobbiamo trovarlo noi, prima della polizia. Lei sa quello che ha e come potrebbe usarlo. Non starò fermo a guardare la transazione e andare a puttane! Se non lo troviamo subito, molti si faranno male. È chiaro? Ha capito bene? Emergenza in arrivo! Emergenza! Emergenza! Donna, 26 anni, trauma multiplo, frattura del cranio. Forse anche la clavicola è rotta. Subito a trauma 2. Ossigeno al 100%. 125 mg di solo Medrol, infusione in volo. Da quanto è svenuta? Rispondete! Non ne sono certo. Ha un nome? Amy Campbell. Cosa? Che le è successo? Mi dispiace di non averla pulita meglio. Amy deve stare distesa, ha avuto un incidente. Ricorda com'è andata? Amy, stia giù. Ha visto com'è successo? Ha visto chi l'ha investita? È stata picchiata? Ehi, sta indietro. Stai bene? Sì, sto bene. Credevo di potercela fare, Ben. Ma non ci riesco. Non ce la faccio. Siamo solo noi due, solo noi. Sei sicura che la ragazza che hanno portato al pronto soccorso fosse la vicina di Emily? Si chiama Amy Campbell e qualcuno l'ha massacrata, Ben. Qualcuno che sa cosa abbiamo fatto. Mi ha visto a casa di Emily, può identificarmi. Per quanto sia terribile, non deve svegliarsi prima che io abbia sistemato le cose. Ciao, amore, ti amo. Ti amo anch'io. Mi dispiace.
non lo so. Codice blu, carrello emergenze, presto. Prendo le sacche. Andiamo, non deve morire, andiamo, resista. Non deve morire, resista. Posso esserle utile? La prossima volta mi telefoni prima di venire. L'articolo 714 delle norme del codice etico dice che non dovremmo parlare in via ufficiosa. Le dico quello che faremo. Risolviamo la faccenda. Ah. Le darò tutto quello che ho. Tutte le prove che abbiamo contro di lei, legali e illegali. E anche come è riuscito a coprire tutte le porcate che ha fatto. Vorrei aiutarla, ma c'è solo un piccolo problema. Sì, qual è? Non ho la più pallida idea di cosa cazzo lei stia parlando. No. Emily voleva estorcerle denaro. Lei lo ha scoperto, si è sentito ferito, l'ha uccisa e in questo modo ha incastrato me. Beh, io non ho affatto ucciso Emily, anche se mi accorgo dal suo tono convinto che lei lo crede. Sa, ho appena capito una cosa. Ed è molto divertente. Emily ha rapito se stessa, non è vero? Certo. Insomma, ripensandoci, è anche plausibile, no? Quando ami qualcuno tendi a ignorare le cose ovvie. Ma tant'è. Povera cara Emily. Mi ha messo alla prova per vedere se avrei portato i soldi. Ma non è vissuta abbastanza per vedere cosa avrei fatto. Peccato. Ed è assai triste che abbia coinvolto anche lei. Allora perché ha mandato quel tale a minacciarmi in discoteca? Oh, per piacere. Ho un patrimonio di 8,7 miliardi di dollari. Le sembra un uomo che assolderebbe un teppistello per fare il lavoro sporco? Non avrei voluto che accadesse. Certo che no. Sono sicuro di no. È un uomo sposato. E si è fatto coinvolgere da un ex amante che non era a posto dal punto di vista mentale. Era fuori di testa, come si suol dire. E aveva profondi disturbi, problemi psichici ed emotivi e tutte quelle cazzate da Google di cui parliamo. Si è fatto coinvolgere perché voleva emergere in tribunale. Probabilmente riempire un buco gigantesco nella sua triste, insipida, squallida vita. Sa, lei conosceva i rischi, ma è voluto andare avanti comunque. Pioveva e si è inzuppato. E non provo alcuna simpatia. Ora che è nella merda fino al collo, l'unica domanda che ho è quanto lontano è disposto a spingersi per uscirne. Come ha detto un tale, è meglio spingersi troppo in là che non abbastanza in là. Stalin. Per quale emergenza chiama?
Sì. Mi scusi. Signore, non la sento, può ripetere? Ciao, amore. Charlie. Andrà tutto bene. Capito? Resisti. Chi sei tu? Ehi! Ho detto chi cazzo sei! Ti accuseranno di triplice omicidio di primo grado. Condanna a morte in questo stato. Qualcosa mi dice che ho un avvocato migliore di lei. Perché hai ucciso Emily? Non l'ho fatto. L'ho spostata. Perché? Davvero non lo sa. Non toccarla! Ehi! Ehi, Charlie, guardami! No! No! Figlio di puttana, ti ammazzo! Perché l'hai fatto? Io farei cose diverse da quelle che fa lei, avvocato Cale. Crede di essere un uomo retto, ma non lo è. È solo confuso. Non esiste il giusto e lo sbagliato. Solo quello che è vero. Yeah.
Aiuto! Ci serve aiuto! Ecco! Ci serve aiuto! Vedrai, andrà tutto bene, amore. Tranquilla, torno presto a prenderti. Non lasciarmi, Ben. Signore, sta bene? Ben, non lasciarmi. Signore? Pensi che ce la farà? Non lo so. Lascia la città, dammi retta. Senti, no, non vado da nessuna parte prima di aver scoperto chi è stato, lo capisci? Ascolta, ho preso il laptop dell'uomo che ha cercato di uccidermi. Sto per inviarti un file criptato e dovrai cercare di decifrarlo. Va bene, perché? Perché credo di aver capito chi è il colpevole. Ho solo bisogno di prove. I giornali non fanno altro che parlare di lei, caccia all'uomo. Vaffanculo. Vuole un po' di caffè? Mi ascolti. Va tutto bene qui, avvocato Abrams? Sì, va tutto bene, Susie, va benissimo. No, grazie per averlo chiesto, tesoro, grazie. Mi chiami pure. Ah, può scommetterci. Ci tenga d'occhio però, eh? Certo. Lei ha... ha avuto un aspetto migliore. Dovrei spaccarle la faccia, cazzo. Per la miseria, ci sono delle prove evidenti contro di lei, dirette e circostanziali. Le ha lasciate dappertutto, figlio mio. E non sono certo a suo favore. Ah, dimenticavo anche il movente. Perché lo ha fatto? Perché lo ha fatto proprio a me? Cosa ha fatto cosa? Non ho fatto niente. Ho ucciso un uomo per colpa sua. Oh no, ha fatto tutto da solo. No. No. Lei mi ha costretto e posso dimostrarlo. Può dimostrarlo? Posso dimostrarlo. Beh, faccia pure. Non ho ucciso Emily. Ogni bravo avvocato le direbbe che non importa quello che è, importa quello che sembra. C'era un uomo su una motocicletta che ha cercato di seppellirmi dentro una chiesa. Sì. Comunque gli ho spezzato il collo. Sa di chi parlo? Non ne ho idea, no. Io credo di sì, perché lo ha ingaggiato. Purtroppo per lei quest'uomo conservava una nota spese molto dettagliata sul suo laptop, proprio come un contabile. Vede, ho un esperto informatico che grazie al contabile mi ha fatto risalire dritto fino a lei. Sento puzza di ricatto ora. Oh. Sì, è quello che intende fare, vuole ricattarmi. Crede che io voglio ricattarla? Perché cazzo dovrei ricattarla? Mai raccontare balle a un contaballe, figliolo. Sa come mi sono costruito la mia reputazione? Come, sentiamo? Massacrando ogni fottuto bancario e amministratore sociopatico che si mettesse sulla mia strada in questo paese, raccontandomi balle ogni santo giorno. Lo sa, io faccio le cose sbagliate per le giuste ragioni, proprio come lei. Chi sarebbe lei senza la sua reputazione? La reputazione, avvocato Cale, è un idiota in postura. È spesso acquistata senza merito, perduta senza colpa. È un po' di Shakespeare per lei. Sì. La sa amministrare. Io mi prenderò cura della mia reputazione. Quello che veramente ci farà impantanare, amico mio, è che lei creda. Lei abbia l'audacia e la profonda ignoranza di credere di potermi sconfiggere. Abbiamo compagnia. Lo stato della Louisiana dal 1979 ha giustiziato 659 criminali, alcuni dei quali giudicati colpevoli, con 8 che aspettano in fila uno dietro l'altro, pronti per essere i successivi. Aspetto che lei si unisca a loro. Thank you.
profonda ignoranza ha scoperto una cosa. Lei lavora con Arthur Denning da molto tempo, prendendo bustarelle, perdendo cause a suo vantaggio da anni. E ora lui le fa fare da capro espiatorio. Ha chiuso. Io posso crocifiggerla e lei lo sa questo. È certo di voler giocare a questo gioco con me? Dovrebbe scappare finché ne ha ancora la possibilità. Vaffanculo. Sì? Sì. È nella mia parrocchia ora e le consiglio di andarsene. Signor Abrams. George. Salve, George. Mani sul tavolo. Che succede? Non vorrà farmi la manicure. Subito, sul tavolo. La cosa è imbarazzante per tutti e due. La crocifiggerò. Mi creda, lo farò. Si goda la sua penna. Alzati, figlio di puttana! Avvocato Abrams, metta a terra l'arma. Non sapevi che ne fossi capace, vero? Oh. Metta l'arma a terra e si allontani. Oh. Siamo arrivati a questo, non è vero? Siamo arrivati a questo. Tu fai le cose sbagliate per le giuste ragioni. Pretendi di spingerti ben oltre i limiti. Vuoi vedere un uomo che non ha neanche un limite? Finirà in galera. I criminali finiscono in galera. Ti chiedo di scusarmi perché non mi piace questo tipo di cose. Vi prego, perdonate il mio istrionismo. Non starò fermo a guardare la transazione andare a puttane! Se non lo troviamo subito, molti si faranno male. È chiaro? Ho capito, Charles. Ci ha per caso ripensato? Sto morendo. Lo so, questo. Perché ha accettato di lavorare per me? Ho accettato di lavorare per lei perché credevo che volessimo la stessa cosa. La verità. Non c'è verità nella legge. Tutti mentono. La smetta di cercarla. Non la troverà. Nemmeno lei. Anche tu mi mancherai, Dagi. Sì. Sì. Senti, non è che ci trasferiamo in Cina, capisci? Saremo a un paio d'ore di distanza. Useremo FaceTime durante i weekend, che ne dici? D'accordo, sei un amico, Dagi, ci vediamo.
Charlie. Ciao. Che hai? Te lo chiederò una sola volta. E voglio che tu mi dica la verità. Va bene. Perché qui si sente il profumo di Emily? Tu non metti mai il profumo. È stato un incidente. Sono andata ad affrontare Emily e lei era strana, era fatta. Mi ha schiaffeggiato. Ero così arrabbiata con lei e con te. Quell'uomo nella chiesa sapeva. In fondo al tuo cuore. Credo che sapessi anche tu. Le ho dato una spinta. Lei è caduta. Ha battuto la testa sul tavolo e non si è rialzata. Avrei potuto aiutarla, ma non l'ho fatto perché ho pensato che se lei... Se il suo cuore smetteva di battere, il mio smetteva di soffrire. È andata così. Ma tutto bene. Solo noi due. Giornata molto pesante domani. Vado a finire di imballare.
Thank you.